iniziamo. Vai. Vale. Con l'installazione del nuovo impianto di illuminazione sono ora definitivamente conclusi i lavori di manutenzione straordinaria alla Galleria dei Poggi, il cosiddetto foro di Faella, lungo la strada provinciale 9 fiorentina nel comune di Castelfranco Piandiscò. L'ultimo intervento ha riguardato appunto l'impianto di illuminazione, rendendo così la galleria più sicura. Il progetto, curato dalla provincia di Arezzo, ha visto un investimento complessivo di 820.000 euro grazie ad un finanziamento del Ministero. Un intervento che è stato condotto con estrema precisione, con continuità nel tempo e con veramente capacità bella da parte anche dei progettisti di risolvere un problema strutturale estremamente importante. Ecco, quindi oggi consegniamo, la provincia consegna la nuova Galleria dei Poggi, e questo per noi è un intervento caratteristico e ci fa piacere sia capitato proprio in questi momenti, di un comune unico che cura i collegamenti, cura le reti di comunicazione e cura chiaramente l'unità del territorio. Quindi il territorio assume una sua fisionomia, riassume la sua fisionomia dopo questo breve periodo di interruzione, e ne siamo veramente felici. Devo dire, l'ente provincia, ringrazio naturalmente il dirigente, la PO, tutti gli uffici, non si è mai fermata in questi anni, nonostante anche il duro momento della pandemia. Questa era un'opera che aveva bisogno da decenni di un intervento importante di messa in sicurezza, di un intervento strutturale che è stato appunto, che ha permesso di cambiare completamente il livello di sicurezza di questa galleria, che è una galleria fondamentale perché collega tramite Castelfranco e Faella alla fine il Val d'Arno Aretino con quello fiorentino. Era un intervento non più rimandabile perché il livello appunto di sicurezza era veramente critico. Abbiamo ottenuto un finanziamento del MIMS di 820.000 euro e ci ha permesso appunto di fare tutto l'intervento strutturale di ristrutturazione e poi una nuova illuminazione all'avanguardia, che addirittura si calibra in base alla necessità della luce che ci deve essere tra fuori e dentro. Quindi un intervento che adesso permetterà veramente per decenni un passaggio delle auto in massima sicurezza. Quindi...